Allora, qui facciamo adesso il risotto con i funghi porcini. Questi sono i funghi porcini. Sono congelati, li ho presi io insieme ad altri miei amici tra la Slovenia e l'Austria. Quindi abbiamo messo burro in una padella che si sta sciogliendo e aglio. Si possono fare anche con l'olio, eh? Io però a me piacciono di più col burro. Qui adesso mettiamo il riso a tostare e poi lo cuociamo con del brodo vegetale, eccolo qua. Sedano, cipolla e carota. Ci ho messo anche qualche grano di pepe nero che aromatizza e viene un po' più profumato. Questo è il riso. Adesso aspettiamo che si scalda la pentola, mettiamo il riso. Iniziamo a farlo tostare. Lo scaldiamo. Allora, il burro è caldo, mettiamo i funghi porcini, abbassiamo e copriamo. Questo va bene, perfetto. E questi adesso vanno da soli, si devono cuocere. Non li fate scongelare i funghi perché diventano spugna, assorbono tanta tanta acqua, esce fuori tanta acqua che poi cambia proprio il sapore. Quindi ecco qua, il riso sembra abbastanza tostato e iniziamo con il brodo. Quindi mestolo. Eccolo qua. Adesso inizia la cottura, abbassate e iniziamo a cuocere il riso. Questi si cuociono, si stanno cuocendo, belli profumati. Questi sono buonissimi, non buoni. E poi sono stati faticosi, quindi sono ancora più buoni. Un po' di sale, a posto, i funghi sono cotti. Allora, funghi cotti, si spegne, questa la togliamo, la mettiamo qui e ci servirà dopo. Questa la prendiamo e la mettiamo qua. Salute. Allora, il riso è quasi cotto, manca solo qualche minuto, quindi andiamo a mettere quello che è il condimento, quindi i funghi, ecco qua, giriamo. E questo è quasi pronto.
manca veramente poco. Eccolo. Allora, piatto. E riso. Eccolo qua. Una spolverata di parmigiano, se vi piace, altrimenti lo mangiate così. Mamma mia, buonissimo.